Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Samuel Magistro e come avrai visto dai miei canali social, in particolar modo su Instagram, sto ristrutturando casa e ho deciso di raccontarti tutto quello che in sostanza riesco a raccontarti facendo delle riprese. Oggi, come avrai già visto dal titolo, parliamo di carotatrice e di carotaggio. Dato che sto facendo l'impianto elettrico ed idraulico, sto eseguendo alcuni carotaggi in giro per casa. Te ne mostro uno che ho già fatto qualche giorno fa. Ad esempio, questo è un carotaggio da 127 che ho eseguito qualche giorno fa. Come puoi vedere, qui passerà la canalina dell'impianto elettrico. Qui invece ci sono già i quadri pronti. A breve, in qualche futuro video, ti parlerò di come sto facendo l'impianto elettrico, ma questo lo vedremo nei prossimi video. Spostiamoci quindi dall'altra parte, quindi nell'altro muro, ed andiamo a vedere di che cos'è composta la carotatrice. Abbiamo quindi visto il carotaggio, andiamo a vedere che cosa si utilizza per eseguire questo foro nel muro perfetto nel momento in cui, ad esempio, come nel mio caso, dovete fare un impianto idraulico piuttosto che elettrico, o magari montare una canna fumaria o un condizionatore. Questa che ho qui in mano si chiama carotatrice, può assomigliare ad un trapano, ma in realtà è molto più grande. Qui, come la quasi totalità dei trapani, abbiamo un'impugnatura dove è presente il grilletto che premiamo per andare ad attivare il motore, mentre qui abbiamo il secondo appiglio, la seconda maniglia, il secondo manubrio utile appunto a tenere bene la nostra macchina, ad avere quindi maggiore stabilità nel momento in cui andiamo ad eseguire il nostro foro. Ma non è finita qui, perché in primis sulla carotatrice abbiamo un selettore che ci permette di impostare la velocità 1 o la velocità 2, mentre gli altri pezzi che compongono quello che è il set della carotatrice, che ci serve appunto per eseguire i nostri fori, beh, sicuramente quella che possiamo in gergo definire punta, ma in realtà ha un nome ben preciso, si chiama corona diamantata. Proprio perché qua sul frontale, dove ci sono questi denti, se così vogliamo chiamarli, ci sono tutta una serie di piccoli diamanti utili appunto a permetterci di forare la nostra parete. Oltre alla corona diamantata abbiamo anche la prolunga, perché nel momento in cui dobbiamo eseguire un foro nel muro, in un muro più spesso, più profondo, quindi non solo i classici 12 cm del muro in mattone o fatemi dire muro in cemento armato, qualsiasi altro muro, beh, possiamo andare ad installare la nostra prolunga direttamente sulla carotatrice. Ed ancora, dato che non vogliamo polvere in giro, abbiamo a disposizione la cuffia di aspirazione. Si va a montare direttamente, lo vedremo a breve, sulla carotatrice, così qui sotto andremo ad installare il tubo di aspirazione che toglierà via tutte le polveri prodotte. Ed ancora qui abbiamo la punta di centraggio che ci permette appunto di centrare con perfezione il foro che noi dobbiamo andare a fare ed eseguire appunto questo carotaggio. A questo punto però mi metto subito all'opera, monto la carotatrice e ci mettiamo a fare questo carotaggio. Inutile che io ti dica di ricordarti di tenere sempre il cavo di alimentazione staccato nel momento in cui stai montando la carotatrice o stai lavorando su un utensile di questo tipo. Anche nella parte precedente del video dove maneggiavo la carotatrice tranquillamente, il cavo di alimentazione era sempre staccato. Ma adesso veniamo a come montare appunto la nostra carotatrice. Stai contando quante volte sto ripetendo carotatrice? Beh, è inevitabile, stiamo parlando di carotaggi. Allora, abbiamo montato il nostro adattatore, andiamo a montare la nostra cuffia di aspirazione perché non vogliamo creare polveri e dopo andremo a montare qui il tubo proveniente dall'aspirapolvere. Montata quindi la corona, scusate, la cuffia di aspirazione, andiamo a montare la nostra corona diamantata. Come vedete, nulla di più semplice. Terminato di montare la nostra corona, andiamo a fissare all'interno, spero riusciate a vederlo, la punta di centraggio. Sentito il clac? Siamo pronti per andare ad eseguire il foro qui sulla parete alle mie spalle.
Come vedi, il lavoro finito, il carotaggio, il foro è perfetto ed è anche ben pulito. E se ci hai fatto caso, non ho dovuto neanche utilizzare dei DPI, in particolar modo in questo caso una mascherina, degli occhiali, per proteggermi da quella che poteva essere la polvere creata. Ma come hai visto, utilizzando la cuffia di aspirazione, le polveri sono praticamente pari a zero. E questo influisce molto su quello che poi è il lavoro successivo al foro, al carotaggio. Ma adesso ti porto in un'altra stanza dove ho fatto un foro, un buco, volutamente a mazzetta e scalpello, proprio per dimostrarti che cosa succede utilizzando una carotatrice e utilizzando mazzetta e scalpello. Vieni con me. Ecco, questo è quello che succede quando non si utilizza una carotatrice. Come potrai immaginare, questa è la cantina ed è un locale che comunque è relativamente grezzo, ma se questo foro io lo avessi dovuto eseguire all'interno di casa, beh, capisci bene che avrei dovuto perdere, dovrei perdere molto tempo, e ti dirò di più, lo dovrò comunque perdere un po' di tempo per sistemare quella zona della parete. Magari metto una scatola di derivazione piuttosto che un coperchio, o molto più semplicemente con un po' di malta pronta, di scaiola, vado a tappare il buco. Però questo vuol dire comunque perdere dell'ulteriore tempo. Invece, come hai già visto, facendo un foro con la carotatrice si risolvono molti problemi. Guarda ad esempio questo. Questo è un foro perfetto, ho terminato il foro e ho semplicemente inserito la canalina, non ho dovuto fare nient'altro. Siamo quasi arrivati alla fine di questo video, ti ho mostrato la differenza tra un foro fatto con la carotatrice ed un foro, anzi un buco, fatto con mazzetta e scalpello, che avrei potuto fare anche con un classico demolitore o magari una punta grande. È naturale che il foro fatto col demolitore deve essere lavorato e quindi ci dovrò perdere ancora del tempo dopo, ma soprattutto creo molte polveri. Invece in questo caso con la carotatrice il lavoro viene subito pulito, nel vero senso della parola. Naturalmente starai pensando su quello che è il costo economico, quindi sul ragionamento economico dell'acquisto di una carotatrice. Bene, nel mio caso sto facendo la ristrutturazione di casa, sono diversi carotaggi che io devo fare, quindi mi è convenuto utilizzare una carotatrice perché così il lavoro sarà fatto e finito. Terminato il foro non devo fare nient'altro se non che iniziare con quello che è la disposizione degli impianti. Nel foro fatto oggi l'impianto idraulico, nel foro fatto in precedenza che ti ho mostrato con la canalina l'impianto elettrico. E tra l'altro ti ricordo di iscriverti al mio canale perché arriveranno tutta una serie di video dove ti parlerò dell'impianto elettrico, idraulico e di tutti i lavori che sto eseguendo a casa. Ma veniamo ancora a noi e ragioniamo appunto su quello che è il discorso economico. Io qui sotto ti lascio tutti i link utili che ti possono servire per vedere le caratteristiche della macchina, della carotatrice, il costo, i diametri delle corone e tutto quello che hai visto nel video. Ed ancora ti ricordo nuovamente di iscriverti al mio canale YouTube perché arriveranno tutta una serie di altri video, ed in particolar modo ti ricordo di iscriverti alla mia pagina Facebook perché spesso e volentieri ti lascio dei link promozionali per risparmiare qualcosa nei tuoi acquisti. Ed ancora su Instagram con le Instagram Stories ti racconto come andrò ad utilizzare questi dischi, in particolar modo questo disco diamantato, spero tu riesca a vederlo, è un disco con dei dentini diamantati che ti verrà da pensare sia utile nel campo dell'edilizia. E invece ti dico non solo, ma iscriviti alla mia pagina Instagram per scoprire come li andrò ad utilizzare. Ed ancora ti parlerò di questo disco da 115, quindi per smerigliatrice angolare piccolina, disco sempre diamantato, ma che in realtà non si utilizza solo nel campo dell'edilizia perché è utile per tagliare praticamente tutti i materiali. Ma io la faccio molto breve, ci salutiamo e ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao!